Ed eccoci qui in un nuovo video sul fantacalcio, ragazzi. Oggi voglio parlarvi di un giocatore che tutti quelli che ce l'hanno al fantacalcio lo stanno, si può dire bestemmiando, comunque lo stanno riempiendo di insulti, anche a ragione, però tutti si stanno chiedendo come comportarsi con lui, come ci si deve comportare con Szczęsny a fantacalcio. Beh, guarda questo video per sapere la mia opinione. Prima di cominciare ti chiedo, iscriviti al mio canale se ancora tu non l'avessi fatto. Qui si parla di fantacalcio a 360 gradi e di calcio in generale. Se ti va, lasciami un like, così YouTube mi considererà un po' di più, e cercami anche sugli altri social, fantagol_real su Instagram e TikTok. Anche lì tanti contenuti sul fanta. E andiamo a vedere cosa dobbiamo fare con Szczęsny al fantacalcio. Allora, Szczęsny al fantacalcio si è presentato così, ragazzi. 5 gol presi in 3 partite, un giallo, ma la cosa che fa più discutere è come abbia preso questi gol. E ad ogni modo 5 gol vuol dire che è una media di quasi 2 gol a partita, e per essere nella Juventus non sono pochi. Ma guardate che bella la sua media voto, ragazzi. 3 media voto. 3, ragazzi, è una media assurda, ragazzi, per uno che da tutti, me compreso, è considerato un top nel suo ruolo, perché Szczęsny è assolutamente un top. Ora, ragazzi, cosa bisogna fare con Szczęsny al fantacalcio? Premesso che secondo me la Juventus presto cambierà rotta. Non dico direttamente dalla prossima partita, ma sicuramente da qui ad andare alla decima di giornata di Serie A vedrete che avrà iniziato ad ingranare, prenderà molti meno gol questa squadra, anche perché, voglio dire, la difesa è praticamente la stessa dello scorso anno, e l'anno scorso la Juventus ha preso poi soltanto 38 gol, ragazzi, la seconda miglior difesa d'Italia l'anno scorso, e in porta c'era poi sempre lui, anche se anche l'anno scorso ha fatto diversi errori. Ora, ragazzi, la gente tende a cambiare idea molto molto in fretta. C'è tanta gente che inizia a considerare Szczęsny un bidone per il fantacalcio. E potrebbe pure succedere che Szczęsny andasse a perdere il posto, però per ora Szczęsny non dovrebbe proprio perdere il posto. Quindi, se tu hai Szczęsny, spero che tu abbia anche Perin, per tutelarti nell'eventualità che Allegri voglia fare un cambio in porta. Ma se hai Szczęsny, tienilo, tienilo, perché migliorerà presto. E se non hai Szczęsny? Se non hai Szczęsny, è ora che inizi a cercare di accaparrartelo con degli scambi. Se devi ancora fare l'asta, tanto meglio, perché il valore di Szczęsny, se prima lo potevi pagare intorno al 7-8% del budget, beh, ti assicuro che adesso con il 6% del budget te lo porti a casa Szczęsny, forse anche qualcosina in meno, chiaramente prendilo con Perin. Se invece hai già fatto l'asta, beh, allora Szczęsny cerca di accaparrartelo con degli scambi, andando a proporre al tuo avversario un qualche portiere di una squadra che ha preso meno gol. Ad esempio, top sarebbe se riuscissi a rifilargli, non so, uno Skorupski per lui. Potresti anche riuscire a dargli un Reina per Szczęsny. Adesso Skorupski devi proprio umbriacarlo, sto qua, per fargli prendere Skorupski. Ho forse sparato un po' troppo alto, però c'è caso che un Reina te lo prenderebbe. Magari ti prenderebbe pure un Dragowski. Potresti anche cercare di fare la mossa di dargli, ad esempio, un Reina, oppure addirittura uno Skorupski, uno Silvestri, più un difensore decente per un suo difensore scarso più Szczęsny. Questa sarebbe una mossa più percorribile, perché se tu riuscissi a farti Szczęsny ti troveresti un top portiere che alla lunga, fidati, che ti porterà comunque diverse volte la porta in battuta o comunque pochi gol presi e belle pagelle. Devi solo e soltanto aspettare. Al fantacalcio ci vogliono i nervi saldi. Szczęsny non è un bidone e non sarà un bidone, chiaro. Io preferisco Perin personalmente, però è una mia personale valutazione, ma non sono io l'allenatore della Juventus e non sono il tuo fanta allenatore. Io ti direi, su Szczęsny continua ad andare avanti, anche perché un top pagato da top ha avuto un bel impatto sulla tua rosa, ed è un peccato darlo via a poco adesso. Non farti intortare da chi come me ti proporrebbe
un portiere che in questo momento ha preso molti meno gol, magari più un difensore più decente dei tuoi, non chiaramente un bel terzino offensivo, un difensore dal 6 facile. Per Szczęsny, ragazzi, Szczęsny va tenuto. Stiamo parlando comunque della porta della Juventus e fidati che la Juventus ora si trova lì quasi in zona retrocessione, ma tra qualche giornata sarà a ridosso della zona Champions sicuramente. Ora ti invito a lasciarmi un commento qui sotto, dimmi tu cosa ne pensi di Szczęsny come portiere e soprattutto cosa farai con Szczęsny al fantacalcio. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo un bel like e iscriviti al mio canale, perché qua si parla un sacco di fantacalcio e secondo me tu hai la mia stessa passione, quindi sei nel posto giusto. Cercami anche su Instagram e TikTok, fantagol_real, stanno uscendo un sacco di contenuti su queste piattaforme sul fantacalcio. E ci vediamo domani con i consigli di giornata. Ciao e buon fantacalcio a tutti. Tienilo Szczęsny, oppure prendilo.